al cronometro, perché sono tempi incredibili e Solberg sicuramente comunque se va a vincere anche questo appuntamento. Bye.
realtà di grande talento, 23 anni per lui, vediamo, affronta ora il secondo. Spettacolare, poi quando riesce, vediamo
perché sedicente, d'assalto, grintosissimo, il papà e il decisore sempre, ho già visto la memoria tecnica. Si comincia dunque a vedere certamente ha iniziato a contestare ancora di più con un tracciato che non poteva anche questo modo pensare come potranno essere spettacolari stasera lei ha di memoria che di domani, perché si è stato dilatato veramente con questi piloti giovani, ma molto promettenti, lo spettacolo è curato. Che è stato passato.
confermerà tale, ovvero se la seconda manche la vincerà, perché ne ha vinte due. Di Rohan, però, che è nettamente l'indiziato numero uno per la vittoria finale, per un passo che sta provando. Cairoli, vedete, comunque molto bravo, pulito e velocissimo, Tony Cairoli, sembra davvero un pilota esperto di Lettia, che è Bologna, però certamente è Cairoli allunga ancora, traiettoria perfetta, ora fa un po' un mezzo pendolo al tornantone, evidentemente era un po' lungo, ha dovuto rallentare con mezzo pendolo la sua corsa per non perdere ulteriore terreno. Andando avanti però, diciamo, vedete che sta veramente ricadendo delle sue straordinarie doti. Era tornato quando l'abbiamo invitata, eravamo certi che potesse fare una bella figura e adesso se lo conferma. Intanto impattando per 7 decimi, Cairoli segue in questa occasione, Cairoli 6 in 4, girone rosso, attenzione quindi al riscontro cronometrico del secondo giro, le inquadrature per Tonino, Cairoli che sta pennellando le curve sull'asfalto, la bandiera sta si spegnerà, sarà il momento del via, partiti, la reattività incredibile, il finlandese guadagna subito qualche decimo nel pronti via, ora ci sta credendo davvero e chiaramente diventa molto difficile per l'ottimo Tony Cairoli, evidentemente contro tanto, però comunque centesimo a conseguir.